abbiamo per secondo me Alessandro Palma, Vittorio Gallo e Antonio Landanza. Sì, sì, in effetti non è Vittorio Gallo. Vittoria! Ho corretto il programma e poi ne ho preso un altro. Comunque vi assicuro che non è Vittorio Gallo. Poche battute introduttive. Vi dicevo, io ho già avuto il piacere di vedere questo docufilm. Sicuramente è un docufilm impegnativo, lo è dal punto di vista del tema che va a mappare, lo è dal punto di vista del merito, perché quelle che questo docufilm ci racconta sono storie drammatiche che purtroppo hanno ad oggetto la vita di persone vere. È un po' quello su cui abbiamo cominciato a riflettere già ieri sera, quando abbiamo appunto aperto questa prima edizione del Festival della Giustizia Penale e cominciato a riflettere sul tema dell'errore giudiziario. E ci siamo detti che non è un caso se, organizzando il Festival della Giustizia Penale, abbiamo proprio voluto ragionare con la cittadinanza di questi temi. Lo abbiamo fatto perché è nostro convincimento che questi temi marchino problemi seri, che non sono problemi degli addetti ai lavori, ma sono problemi di noi tutti, in quanto cittadini, per la semplice ragione che ciò che è purtroppo successo ai protagonisti di questo docufilm può succedere a chiunque di noi in qualunque momento. Noi non ci pensiamo, perché ha ragione Giorgio Spagher quando dice che i processi penali sono come le malattie. Non ti poni il problema della malattia finché purtroppo non ti diagnosticano la malattia. Ma ciò che è successo ai protagonisti di questo docufilm può veramente succedere a tutti. Ed è veramente un attimo che la vita di una persona vera vada in mille pezzi a causa di un errore giudiziario. L'ho detto questa mattina e lo ripeto, non possiamo continuare a pensare che l'errore giudiziario sia solo il frutto della mala gestio eventuale del magistrato. È vero che a volte è così, ma noi dobbiamo essere più fini quando ragioniamo di errore giudiziario e partire dal presupposto che l'errore giudiziario è in natura, per la semplice ragione che è in natura l'errore, per la semplice ragione che siamo fallibili e in quanto tali siamo inclini all'errore. Però dobbiamo partire altresì dal presupposto, lo ripeto per la terza volta, che al centro della scena ci sono persone vere. Noi siamo tendenzialmente giustizialisti quando ragioniamo dell'imputato. Forse non ci rendiamo conto che l'imputato è un uomo vero, una donna vera, un padre vero, una madre vera, un marito vero, una moglie vera, la cui vita va in mille pezzi. Ci sono dati ministeriali sul punto e li voglio citare perché io credo che sia giusto che la cittadinanza sappia qual è la realtà di questo paese. Non mi sono posto il problema di aggiornarli, Li prendo da una relazione fatta l'anno scorso, lo faranno Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi, e comunque è già sufficiente citare i dati di dicembre 2017, perché già quelli sono impressionanti. Noi dobbiamo partire dal presupposto che in questo paese, nell'anno 2017, la competente magistratura ha dichiarato fondate ben 1013 richieste di riparazione per ingiusta detenzione, con conseguente onere a carico dell'erario in misura pari a ben 34.319.865 euro. Se estendiamo il perimetro di questa riflessione a far data dal 1992, risulta che dal 1992 ad oggi in questo paese la competente magistratura ha dichiarato fondate ben 26.550 domande di riparazione per ingiusta detenzione, con conseguente onere a carico dell'erario in misura pari a 768.361.091 euro. Apro e chiudo una parentesi, i tecnici che sono presenti in sala perfettamente comprenderanno che cosa voglio dire, perché i tecnici che sono presenti in sala perfettamente conoscono la restrittivissima giurisprudenza in materia di riparazione.
giusta detenzione. Quindi se considerate che questi numeri sono numeri che parametrano una goccia nel mare delle domande che vengono presentate, voi capite, toccandolo con mano, la portata grave del problema. Significa che in 25 anni, dal 1992 ad oggi, sono andate in 1000 pezzi ben 26.550 vite. L'errore giudiziario è un problema e non può essere un problema solo degli avvocati, ma è qualcosa sul quale dobbiamo davvero ragionare in quanto cittadini. E io credo che non ci sia miglior modo di farlo dopo aver visto un docufilm che oggettivamente, credo di potervi dire perché è stata la mia impressione quando l'ho visto a Padova, è un pugno nello stomaco. È un pugno nello stomaco di toccare con mano coloro i quali questa esperienza hanno vissuto sulla propria pelle. Grazie di essere venuti, cedo subito la parola a Valentino Maimone e vi ricordo solo che alla fine della duplice sessione di questo pomeriggio in sala piccola, prima della simulazione processuale avente ad oggetto il caso Dreyfus, sarà offerto un piccolo aperitivo. Grazie. Allora, prima di dare la parola all'avvocato Alessandra Palma, che è responsabile dell'osservatorio sull'errore giudiziario per l'Unione delle Camere Penali Italiane, volevo fare un velocissimo ringraziamento a Peter Pringle e Sunny Jacobs che ci hanno collaborato con la loro presenza. I'm deeply sorry not to... I cannot translate everything in the first 15 minutes, and otherwise, okay. Anyway, thank you for your patience. L'avvocato Alessandra Palma per un intervento appunto sullo specifico, sull'osservatorio, sul tema dell'errore. A lei la parola, avvocato. Grazie innanzitutto agli organizzatori di questo evento per avermi invitato e per darmi evidentemente la possibilità, oltre che di parlare di errore giudiziario, di presentarvi il neonato osservatorio delle Camere Penali sull'errore giudiziario di cui sono responsabile, ma di cui insieme a me non lo ha detto, ma è responsabile anche Valentino Maimone, quindi insieme coordiniamo questo osservatorio che la Giunta dell'Unione delle Camere Penali e il suo presidente Gian Domenico Cajazza hanno deciso di costituire. Perché un osservatorio sull'errore giudiziario? Beh, penso che quello che ci ha detto poco fa il collega Guido Sola della Camera Penale di Modena sia volendo già sufficiente per giustificare la costituzione di un osservatorio. È ovvio, la volontà dell'Unione delle Camere Penali è quella di accendere i riflettori, di richiamare l'attenzione su questo problema, che è un problema in realtà ancora poco sentito, poco avvertito, se vogliamo ancora anche poco studiato da un punto di vista tecnico-giuridico, ma che però è un problema assolutamente enorme, anche nei numeri come abbiamo visto, un problema di cui nessun ordinamento, da cui nessun ordinamento va esente. Che il processo possa in effetti esitare in un errore giudiziario è un rischio di per se stesso ineliminabile, perché è già stato ricordato, il processo si fonda su una decisione che è umana e l'essere umano è un gioco forza, un essere fallibile e quindi è ovvio che anche l'errore giudiziario è sostanzialmente ineliminabile dal sistema. Pur essendo ineliminabile dal sistema, e di questo se ne rendeva già conto anche il nostro Costituente, tanto che nell'articolo 24 della Costituzione rimandava alla legge la determinazione dei rimedi per il caso in cui si fosse verificato o si verifichi un errore giudiziario. Se però è vero che l'errore è ineliminabile dal sistema,
altrettanto vero però che dobbiamo individuare non soltanto dei rimedi laddove l'errore si sia già verificato, ma dobbiamo individuare possibili forme di prevenzione dell'errore. E allora è, penso a tutti noi, evidente che la prima e principale forma di prevenzione dell'errore sia quella del rispetto delle regole, del rispetto dei principi. Più sono rispettate le regole processuali, più sono rispettati i principi, meno rischi ci sono che il processo esiti in un processo erroneo, un errore giudiziale. Questo ce lo diceva già anche Francesco Carrara, ci diceva che il rito procedurale è proprio un rito a favore degli onesti, perché evita, perché le regole, perché il rito evita che gli onesti cadano vittima di un errore giudiziario. Però oggi ci dobbiamo porre un altro problema, ed è uno dei problemi che stiamo affrontando con le camere penali, con l'osservatorio sull'errore giudiziario, con l'osservatorio anche sull'informazione giudiziaria, perché quelle regole e quei principi che dovrebbero fare da scudo rispetto all'errore giudiziario sono in realtà regole e principi che vengono sempre più messi in discussione, sono avvertiti come degli orpelli, degli inutili orpelli, sono avvertiti come degli ostacoli che si frappongono rispetto al perseguimento di una verità che oggi è diventata però una verità che potremmo definire popolare, una verità di massa, perché è la volontà, è la verità che si forma non nel processo penale, non nella sua sede naturale, ma è la verità che si forma nel circo mediatico, che si forma nei mass media, nei social network, nell'opinione pubblica. E allora quelle regole evidentemente sono regole che diventano ostacolo per il perseguimento di questa verità, che è una verità che è stabilita in altra sede. Ed è una verità che il giudice, in questo nuovo schema processuale che si vorrebbe, in cui il giudice finisce per diventare un mero certificatore, certifica e avalla una decisione che in realtà è già stata assunta altrove. Pensiamo alla forte crisi del principio della presunzione di innocenza, messo assolutamente in crisi dal processo mass-mediatico, in cui il mero indagato diventa già di fatto incolpevole, ma pensiamo alla crisi di questo principio anche rispetto a provvedimenti normativi, quindi un principio messo in crisi dallo stesso legislatore, penso alla recente riforma in materia di prescrizione, in cui dopo la sentenza di primo grado la prescrizione rimane sospesa sine die fino a far divenire il reato di fatto imprescrittibile. Di fronte a un sistema processuale di questo tipo, a un sistema diciamo così ipotetico che si vorrebbe come processo celebrato in altre sedi, non in quella naturale del processo penale, il giudice è messo fortemente sotto pressione, anche perché è un giudice che laddove non avalli la decisione già presa in altra sede, dà luogo a forti rivolte. Pensiamo a quello che è accaduto anche di recente in noti casi giudiziari in cui il giudice si è discostato da quella che doveva essere la volontà popolare ed è stato naturalmente in vario modo etichettato. Ma allora penso anche alle frasi che spesso sentiamo utilizzare, cioè il giudice che si è discostato da quella che era la verità già raggiunta è un giudice coraggioso, è un giudice che ha adottato una decisione coraggiosa, ma in realtà il giudice non ha avuto nessun coraggio, il giudice ha la forza delle regole, ha la forza dell'aver rispettato le regole e per rispettare le regole non ci vuole alcun coraggio. È evidente che in questo clima il rischio di condizionamento del giudice, anche del giudice più esperto, più equilibrato, quindi quello che possiamo autenticamente definire giudice autonomo e indipendente, è un rischio di condizionamento però fortissimo. E in questo clima il rischio di errore giudiziario aumenta esponenzialmente, perché se processo, se ciò che conta non è più tanto il rispetto della regola, ma è piuttosto la decisione finale, che evidentemente deve essere una decisione di colpevolezza, tutti gli strumenti, anche quelli che portano le regole, che portano i principi, devono diventare consentiti e quindi in questo si annida evidentemente un fortissimo rischio di errore. E allora questo è anzitutto
lo scopo dell'osservatorio, cioè quello di andare a comprendere, andare a delineare quelli che sono gli stessi fattori genetici dell'errore giudiziario, quelle che sono oggi le principali cause che possono determinare un errore giudiziario e che possono acuire, come abbiamo visto, il rischio di un errore giudiziario. Lo scopo ulteriore è evidentemente quello di raccogliere casi di errore giudiziario, quindi su questo peraltro noi ci siamo già attivati con richieste anche a tutte le camere penali del territorio di portarci a conoscenza di casi giudiziari di errore. Questo non soltanto per uno scopo statistico, è evidente che c'è anche uno scopo statistico che è quello di prendere cognizione della grandezza, della dimensione del fenomeno, ma oltre allo scopo statistico quello che è principalmente il nostro interesse è quello poi di studiare questi casi sotto un profilo tecnico-giuridico per comprendere naturalmente quali sono le fasi processuali in cui più frequentemente si verifica l'errore e pensiamo agli errori dovuti a falsa testimonianza, agli errori dovuti a un erroneo riconoscimento, piuttosto che agli errori dovuti oggi alla valutazione delle prove scientifiche, magari del test del DNA. E una volta ricostruita, effettuata una ricostruzione di questi aspetti dell'analisi dei casi, evidentemente provare ad avanzare proposte sia di prevenzione dell'errore, quindi rimedi, diciamo così, di tipo preventivo per evitare che si verifichi l'errore giudiziario, sia anche proposte invece su rimedi più efficaci di quelli che oggi abbiamo, perché qui oggi non abbiamo il tempo evidentemente di parlare a fondo di che cosa vuol dire oggi un indennizzo per errore giudiziario e quindi proporre anche rimedi che siano ben più efficaci laddove sventuratamente l'errore si sia verificato. Da ultimo, e concludo, non voglio sottrarre altro tempo al momento più interessante che è sicuramente la proiezione del docufilm, il nostro scopo è quello di sensibilizzare sul tema dell'errore, che è l'attività penso che si sta facendo anche in questi tre giorni di Festival della Giustizia. Sensibilizzare sull'errore, e questo è già stato detto benissimo anche dal collega Sola, cioè la sensibilizzazione non deve riguardare soltanto gli addetti ai lavori. Noi vogliamo in realtà uscire dai nostri consessi, dalle nostre attività comunistiche che comunque fanno parte dei nostri scopi, ma soprattutto vogliamo sensibilizzare la società civile. Sensibilizzare la società civile a partire sin dalle scuole, abbiamo già iniziato alcuni eventi anche nelle scuole, c'è stato un primo evento pilota in Piemonte, a Torino, perché appunto riteniamo che, anche ovviamente c'è stato, ripeto, detto prima, l'errore giudiziario è un problema, ancor prima che giuridico, ancor prima che processuale, è un problema sociale, è un problema della società civile, sia perché tutti possiamo trovarci coinvolti in un errore giudiziario, in un processo ed eventualmente in un errore giudiziario, sia per gli elevati costi che gli errori giudiziari hanno in termini prima di tutto di vite, perché cadere vittima di un errore giudiziario significa vedersi completamente stravolta la propria vita, sia in termini economici per gli elevati costi che derivano dagli indennizzi per l'ingiusta detenzione o per la riparazione dell'errore giudiziario. Quindi io vi ringrazio, naturalmente lascio il tempo alla visione del dottor Filippo. Allora, dovrete sopportare un'ultima rapidissima introduzione del film, perché almeno vi spieghiamo com'è nata, com'è nato. Vedrete che saremo molto rapidi. Allora, la prima immagine è quella di uno stadio, che ma l'abbiamo scelta per un motivo preciso, perché in questo aggiorniamo i dati di cui parlava all'inizio il presidente Sola, perché intanto gli innocenti risarciti a oggi sono 27.500. Per semplificare,
noi veniamo da Roma, quindi abbiamo preso come riferimento le due principali tribune centrali dello stadio olimpico. Scusate, perché non si vede? Oh, serve un tecnico. Prima funzionava. Allora, non è attaccato? Sì. Non so cosa sia successo. L'avevamo provato e funzionava. Non lo possiamo fare. Era partito e si è staccato. Ok, perché dice che era partito. Era partito regolarmente e poi si è fermato. Possiamo dire come è nato il film che state per vedere. Noi siamo un'associazione composta da due giornalisti professionisti che si occupano di questo tema da 25 anni più o meno. Abbiamo lo Stato da
circa 235 euro, la metà se si finisce agli arresti domiciliari. Il tetto massimo per l'indennizzo per l'ingiusta detenzione è di 516.000 euro, qualcosa in più, che corrispondono al massimo dei 6 anni di custodia cautelare. La domanda di conseguenza fondamentale qual è? In risarcimento di indennizzi, quanto ha speso in tutto questo tempo lo Stato? Siamo arrivati a sfiorare 800 milioni di euro. Significa, lo potete leggere, somma enorme, 56 euro al minuto, cioè man mano che stiamo parlando nel salvadanaio entrano 56 euro, lo Stato ha questa continua emorragia di soldi nei risarcimenti e indennizzi, è uno degli altri motivi non da sottovalutare per cui bisognerebbe necessariamente fare qualcosa, perché si potrebbe se non altro arginare questa continua emorragia. Un altro Stato, perché abbiamo scelto questa foto? Perché la capienza del San Paolo di Napoli è più o meno 55-60.000 persone che rappresentano gli innocenti che sono finiti in carcere, una parte abbiamo visto sono stati risarciti, ma poi c'è un'altra metà che ha presentato domanda e non è stata risarcita, non ha ottenuto l'indennizzo per vari motivi. Sappiamo che negli ultimi anni c'è stata la tendenza a stringere la borsa delle casse dello Stato, perché un po' per la spending review, un po' perché, e comunque sempre di più le persone che finiscono in carcere ingiustamente si vedono respinta la domanda di indennizzo. A questo numero, queste sono le domande presentate, respinte e accolte, però ci sta tutta un'altra grossa fetta di persone che sono finite in carcere, sono risultati innocenti e non hanno presentato domanda. Perché? Perché non hanno più nulla, non vogliono più nulla avere a che fare con tribunali, con gli avvocati, con i giudici, perché non hanno le possibilità economiche di prendere un avvocato per fare le pratiche per richiedere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione. Per cui questo numero è parziale. Come siamo arrivati al film che state per vedere? Vi promettiamo che è questione proprio di 2 minuti. Siamo partiti da questo libro che scrivevo ormai diversi anni fa, 25, 24 più o meno. Questa fu la prima raccolta di storie di errori giudiziari in Italia, dal dopoguerra ai giorni nostri. È stato il primo a mettere insieme 100 storie emblematiche di quando addirittura non c'era l'istituto della revisione, di quando non c'era la riparazione per ingiusta detenzione. E fatto questo, avevamo una serie di, cioè scoprimmo che si trattava della punta di un iceberg. Era un problema che già all'epoca, già nel 1996, era profondamente trascurato, nonostante si fossero già verificati casi fondamentali come quello di Enzo Tortora, come quello di pochi altri di cui si parlò abbastanza in quel periodo. Questa punta di un iceberg ci convinse ad andare avanti e si è trasformato. All'inizio degli anni 2000 abbiamo fondato errorigiudiziari.com, che è il primo archivio di errori giudiziari e ingiuste detenzioni in Italia e in Europa. Ad oggi abbiamo archiviato e quindi raccontato circa 780 storie. Invitiamo gli avvocati a segnalarci storie, perché noi siamo sempre alla ricerca di nuovi casi, di nuove storie da raccontare. Di lì c'è stata la nostra consulenza, la collaborazione con un programma che probabilmente qualcuno di voi ricorderà, la prima volta in cui si è parlato di errori giudiziari in prima serata sulla RAI. E per 2 stagioni consecutive noi, oltre a essere autori della scelta di tutte le storie raccontate, la selezione dei consulenti ufficiali del programma, abbiamo avuto questa collaborazione che è stata fondamentale per aprire un po' la strada anche a quel processo di sensibilizzazione di cui stiamo parlando proprio in questi tempi. Concludiamo questo. Nel 2016 abbiamo realizzato il primo docufilm sulle ingiuste detenzioni in Italia, che fra qualche secondo vedrete, che ha partecipato a diversi festival, abbiamo ottenuto la menzione speciale alla Street Argento, siamo andati anche all'estero e continueremo a diffondere il nostro docufilm dovunque ci inviteranno. Basta, è il momento di lasciare la parola ai nostri. Grazie a tutti e buona visione.
grazie, ma il vostro applauso lo giriamo ad Antonio. Dedicato ad Antonio, anzi a Lucia e ad Antonio. Quindi partiremo, abbiamo pensato di impostare la nostra chiacchierata più sotto forma di domande e risposte per cercare il più possibile. Sono degli ottimi oratori anche da soli, però immaginiamo di rappresentare anche i vostri interrogativi. Magari se c'è già qualcuno che vuole fare una domanda ad Antonio e Lucia, se no cominciamo noi. Noi rompiamo ghiaccio, diciamo così, poi siccome sappiamo che in genere in queste situazioni le domande sono sempre, le prime domande sono le più complicate. Partiremo, Antonio ci scuserai, ma partiremo da Lucia. Ci mancherebbe. E cominciamo con Lucia. Sì, cominciamo con Lucia. Allora, Lucia, uno dei temi proprio di questo convegno è la gogna mediatica. E il giorno dopo l'arresto, tu abiti in un paese, piccolo paese della Lombardia, Lanzo. Il giorno dopo l'arresto, su tutti i giornali c'è la tua foto, la notizia dell'arresto, le locandine fuori dalle edicole. Come la tua famiglia ha vissuto questa gogna mediatica che gli è caduta addosso? Allora, per quanto riguarda la gogna mediatica, c'è stata sicuramente ed è stata pesante, quanto avere il proprio nome scritto su una locandina non è stato il massimo, ovviamente. Diciamo che la mia famiglia era una famiglia comunque rispettata in tutto il paese e la maggior parte delle persone sapeva che non avevo fatto niente. D'altro canto, purtroppo capita che le persone che non hanno provato un'esperienza così forte abbiano il coraggio comunque di manifestare il loro giudizio, e quindi spesso, non così spesso, però capitava appunto che si sentissero persone dire: se è finita lì qualcosa avrà più fatto. Purtroppo c'è questa mentalità, no? Però devo dire che mia mamma e mio papà sono stati forti, hanno cercato comunque di capire com'era, anche perché per chi è fuori è difficile capire come funzionano le regole in carcere. Infatti io per i primi 10 giorni non ho potuto né vedere né sentire nessuno, e hanno fatto di tutto per cercare di vedermi poi, ecco. Antonio, c'è invece, di tutta la tua esperienza, abbiamo visto nei titoli di coda, tu sei stato arrestato sostanzialmente 4 volte nello spazio di poche settimane. C'è un ricordo, qual è il ricordo più brutto che ti resta di questa vicenda, e qual è, di converso, il ricordo più bello? Perché paradossalmente sappiamo che c'è un ricordo più bello. Grazie, innanzitutto grazie a voi di essere presenti, così numerosi. Io prima di tutto voglio dire una cosa. Oggi è il 14 giugno, 13 anni fa, esattamente il 14 giugno 2006, questo stavo piangendo a dirotto, abbracciato a mia moglie e ai miei avvocati, perché la Corte, il Presidente della Corte aveva letto la sentenza del primo grado di giudizio, chiaramente assolutoria. Quindi questo giorno è molto particolare, un giorno importante, che mi ha fatto uscire da un tunnel veramente brutto, difficile da attraversare. E spero di riuscire, con le mie parole, a farvi almeno avvicinare così di tanto a capire quello che può provare una persona innocente quando va in carcere, perché spesso mi dicono: capisco quello che hai provato, capisco quello che hai sofferto. Non è vero, non lo potete capire, per fortuna non lo potete capire. Chi non è mai andato in carcere neanche un'ora da innocente non può capire quanto è atroce il dolore che ci prende, che ci assale. Se provate a immaginare quello che abbiamo sofferto, beh, moltiplicatelo per migliaia di volte. Forse riuscirete un pochino a avvicinarvi, a comprendere cosa si può provare a stare in carcere innocente. Io spesso
pregavo Dio di tramutare quel dolore in dolore fisico, perché ero convinto che avrei superato meglio la cosa, avrei probabilmente sofferto meno. Pensare quanto può essere grande stare lì, specialmente 4 volte, perché il giudice ogni volta che il tribunale d'esame annullava la carcerazione era pronto lì dopo qualche giorno arrestarmi, poi dopo qualche ora, e addirittura il 4° arresto qualche ora prima che il tribunale d'esame annullasse la 3ª carcerazione. La sera prima della riunione del tribunale d'esame mi notificarono in carcere il 4° arresto. Non c'era scritto, ma era evidente che il giudice diceva: tu dal carcere non esci. Ma perché? Dicevo io. Accusato di concorso in tentata concussione. Io penso che sia assurdo immaginare una persona che può stare in carcere per un'accusa del genere. Perché? Perché chiaramente qualche magistrato a volte fa leva con la carcerazione cercando di ottenere dichiarazioni autoaccusatorie, perché loro non riescono a trovare le prove e allora cercano di estorcerle con una carcerazione ingiusta. Comunque, tornando al discorso, alla domanda che mi ha fatto Valentino, i momenti brutti sono stati tanti, il momento della carcerazione, il momento, pensate quando può essere brutto, quando prendono le impronte digitali e quando rifanno le foto segnaletiche. Nessuno può immaginare quanto tu ti possa sentire un delinquente anche se non lo sei. Ma brutto anche quando intercettavano i colloqui con mia moglie. Io mia moglie l'ho visto dopo 8 giorni che ero stato arrestato, perché mi hanno interrogato l'ultimo giorno, poi i colloqui si facevano dopo 3 giorni, quindi 8 giorni senza avere contatti con mia moglie, sapere se mia moglie era ancora con me o se mi aveva abbandonato, se aveva avuto il dubbio, se non era più d'accordo con me. Quindi poi abbiamo scoperto anche che in quei momenti in cui lei ci incontravamo nella sala colloquio del carcere, intercettavano le nostre chiacchierate, ci hanno rubato anche quei piccoli momenti di intimità. Questa è una cosa che ti fa male, ti fa veramente male, scoprire tutto quell'accanimento. Poi l'ultima ingiuria è quando ho fatto richiesta, a volte assolto in tutti i gradi di giudizio, tra l'altro io ho rifiutato anche la prescrizione, e me ne vanto di questo, me ne vanto. Quando ho fatto la richiesta per riparazione di ingiusta detenzione, l'avvocatura dello Stato ovviamente si oppose, come fa sempre, purtroppo in Italia il problema economico, come i dati che prima si sentivano, è molto grande. Ma la motivazione scritta su quelle 2 pagine mi ha lasciato dentro un dolore che ho ancora oggi, perché scrisse una frase. Colui che rappresentava l'avvocatore dello Stato scrisse: è vero che la Danza è stata vittima di 4 errori giudiziari, ma il fatto di non essere stato condannato ha riparato a questi errori. Cioè, assurdo. 83 giorni di carcere per un magistrato non è nulla. Io gli avrei chiesto, vorrei chiedere se fosse capitato a te, a tuo figlio, la penseresti così? Queste sono le cose che ti fanno male, ma l'atrocità era quella quando mi arrestavano davanti ai miei figli, io avevo 2 bambini, quindi 4 e 2 anni, e quando mi arrestavano mi hanno arrestato 2 volte davanti a loro, e sono state le uniche volte in cui io non ho baciato uscendo di casa, e vedevo i loro occhi che guardavano e imploravano, cercavano di sapere qualcosa, mi chiedevano con lo sguardo cosa stesse accadendo, e io non ero potuto dire nulla. Giravo e andavo via, ma con lo sguardo ho portato dentro la mia testa, sulle mie spalle, per tutti gli 83 giorni che sono stato in carcere. Comunque la cosa più brutta forse è quella che qualcuno si arroga il diritto impunemente di privarti della libertà. Questa è la cosa più brutta, perché tu sei una persona per bene e vedi che c'è qualcuno che continua libertà, quello è una cosa brutta. Di cose belle sono state tante, ottenere la scarcerazione, essere assolto, avere mia moglie a fianco, essere complice con me di tutto ed essere d'accordo poi quando abbiamo trovato quella che riteniamo la scelta migliore, quella di inventarci una cosa meravigliosa che avrebbe
nel futuro, quindi oggi avrebbe sopperito, avrebbe coperto quel dolore che i ricordi di quella carcerazione avrebbero provocato, cioè regalarci il terzo figlio è stata la scelta più bella. Oggi abbiamo un bambino di 13 anni che mi basta guardare in faccia e dire beh, forse è un bene che sono stato arrestato, perché altrimenti oggi non ci sarebbe. È così. Chi ha la fortuna fa la scelta di avere figli, sa cosa vuol dire dare la vita, quindi va bene, andrà bene così. Comunque la cosa più bella è capire, io capisco come noi capiamo cosa vuol dire essere liberi, quella è la cosa più bella che mi viene. Non lo sappiamo. Episodio, ma tu in carcere hai festeggiato il compleanno. E che compleanno? Sì, anche perché diciamo il mio arresto è avvenuto una mattina alle 4:30 e mi allaccio a quello che ha detto adesso Antonio. Io una delle cose che penso col senno di poi è meno male non avevo figli, no? Perché comunque sarebbe stato un trauma poi per una mamma, ma in un momento anche per un padre, cioè una cosa davvero traumatica. Comunque io sono stata arrestata da 7 carabinieri alla mattina alle 4:30 e mi hanno portato via dicendomi subirai l'interrogatorio entro domani e ritorni a casa, portati solo un cambio. Questa è stata la... Dal giorno che mi dovevo fermare sono diventati 22 giorni, per cui il mio compleanno è stato là, insomma, ecco. E ricordo che, visto che sono stata arrestata il 7 marzo e sono stata rilasciata appunto il 29, io ricompio il 16 marzo gli anni, ricordo che, visto che si aveva la possibilità di fare questa famosa spesa dove c'era un elenco, dove tu scrivevi, crocettavi le cose di cui avevi bisogno, avevo deciso di preparare una torta e a tutti i costi io dovevo preparare questa torta e ricordo che avevo prenotato, cioè avevo preso tutti gli ingredienti ma non sapevo che le uova venivano considerate solo di sabato, per cui io sono rimasta senza uova praticamente e ho dovuto chiedere in prestito alla mia compagna di cella, io ero in cella con Patrizia Martinelli Reggiani, la mandante dell'ufficio di Gucci, e quindi ho chiesto a lei il supporto delle uova che mi ha prestate per l'occasione per poter fare questa torta. E quindi vabbè, insomma, un po' tanto per dire che quando ti ritrovi in una situazione dove non hai nessuno comunque e ti appoggi un po' agli altri, anche se appena sono entrata in cella la prima cosa che ricordo mi ha detto, appena ho detto ciao a tutti, mi chiamo Lucia, lei mi ha detto subito preferisco un po' mantenere le distanze e che ci sia un po' in lei perché altrimenti è un casino qua. E quindi ho detto dove sono capitata, che avevo chiesto una cella a un fumatore, ho detto magari era meglio una cella a un fumatore, rimane. Vabbè. E, però appunto ecco, il fatto di cercare un po' la solidarietà anche delle altre detenute, si diventa un po' complici, no? Nel senso che da quella che ti chiede, come ha detto Daniela prima nel video, un supporto per scrivere una lettera ai propri cari, perché c'erano anche le persone analfabete in carcere che non potevano scrivere, quindi magari le si aiutava, appunto situazioni in cui ti mancava una cosa, la chiedevi in prestito. Io mi ricordo che per poter scrivere la prima volta ai miei genitori ho dovuto chiedere alla suora due francobolli perché io non avevo i soldi, non sapevamo che c'era un libretto dove poter depositare dei soldi, mia zia costantemente li metteva nelle lettere che mi mandava, queste lettere venivano aperte prima di arrivare da me e quindi i soldi chissà dove finivano tra l'altro, e quindi è tutto un sistema così che ovviamente non si conosce, purtroppo si deve conoscere all'improvviso, insomma. Antonio, nel film c'è un passaggio in cui tu dici che non bisogna cedere, non si cede, che è difficile, certe volte ti viene da sbattere la testa al muro, ma non bisogna cedere. Nei momenti in cui però si vacilla, e a te sarà sicuramente capitato, arriva quell'istinto, cioè hai mai pensato concretamente a fare un gesto estremo, a toglierti la vita? E ce lo puoi descrivere, se ti è capitato? Bene, quando sei in carcere innocente tutto è amplificato, il dolore, la rassegnazione. Ma voglio dire una cosa, sempre a chi giustamente per fortuna non conosce
cosa si prova a stare in carcere da innocente. Non è che, cioè, quando si sentono queste notizie di persone che si sono suicidate in carcere, magari si pensa al fatto che quella è una persona debole, una persona che non ha carattere, una persona che non è riuscita a avere la forza di andare avanti. E io posso dire una cosa, che durante la giornata non ti passa la mente una volta sola, a 10, 100, 1000 volte. Purtroppo l'essere recluso, io lo chiamo il buco, una cella di 2 metri per 3 ti porta sempre a pensare cose più brutte, più drammatiche, e magari cercare di fare la scelta più breve, più veloce, meno dolorosa e meno duratura, quindi puoi troncare tutto, ma alla fine poi resisti, perché hai una famiglia, dei figli, una dignità, una forza interiore, però ti passa spesso nella testa la voglia di fare la fine, questo è vero, perché ti senti le forze mancare. Mi ricordo una volta, durante la quarta carcerazione, non lo pensavo veramente, ma all'ora d'aria, quando stavo all'ora d'aria, c'era un detenuto con me che era lì dietro da circa 20 anni, ne avrebbe dovuto trascorrere forse altrettanti, e gli dissi quasi per scherzo, sai, mi è venuto in mente quasi, chiamo, visto che il giudice non si ferma mai, lo chiamo e con lui concordo qualche ammissione, anche se non è vero, che devo fare? Lui mi guardò, la risposta fu un sonoro schiaffo che tutti udirono e mi disse, se fai una cosa del genere io dunque ti vedo di meno, perché non devi pensare solo a te, si pensa ai tuoi figli, sarà difficile poi dimostrare in dibattimento che tu hai fatto per uscire dal carcere, ma a me mi è passato veramente così, in effetti poi dissi no, non lo farò mai, non lo farei mai una cosa del genere, tanto sono certo che prima o poi io ce la farò, perché avevo l'arma più forte, no? L'arma che gli altri non avevano, la consapevolezza di essere una persona per bene. Quindi, e voglio fare un appello forte a chi magari pensa che non è così, che noi pensiamo in un modo diverso. Io, ma penso tutti, non pensiamo che la magistratura è malata, noi pensiamo che una parte della magistratura a volte non è serena. Quindi la fiducia io avevo nella giustizia e nella magistratura, quindi per questo non avrei mai ceduto, perché quella fiducia ci dava la forza. È ovvio che se viene a mancare totalmente la fiducia nella giustizia e nella magistratura, beh, lì i problemi sono diversi. Ma se tu riesci a avere quel filo di speranza, quella fiducia, combatti sempre. Posso lanciarmi un attimo questa cosa? Una cosa che a me aveva colpito molto era l'obbligo di lasciare le stringhe all'ingresso del carcere, ma poi le lamette che venivano vendute per la depilazione nel supermercato del carcere. Quindi io, cioè, il fatto che una persona potesse decidere di farla finita da un momento all'altro non era tanto per la stringa con cui uno si poteva ovviamente imbricare, tra virgolette, però cioè, c'erano proprio delle incoerenze alla fine, perché dico alla fine uno si può anche tagliarle bene con una lametta, c'erano dei ragazzi autolesioniste che si tagliavano con le lamette, quindi voglio dire, alla fine è un po' un mondo strano. Senti Lucia, tu hai 2 bambini che sono ancora piccoli, come pensi che racconterai loro la tua vicenda giudiziaria e se come gli spiegherai, li inviterai ad avere fiducia nella giustizia? Diciamo che aver 2 bimbi piccoli, io ogni tanto la butto a mio figlio di 5 anni, glielo dico, sai la mamma, Anaele, sì, dico, sai la mamma è stata in prigione, allora lui mi chiede, ma come mai mamma? Perché ci sono state delle persone che non hanno fatto quello che dovevano e purtroppo la mamma per sbaglio è finita lì. Beh, quello che sicuramente insegnerò ai miei bimbi è quello di cercare di essere sempre corretti nella vita, nel senso che un'esperienza del genere, come abbiamo detto prima e come è emerso poco fa, può succedere davvero a tutti, ma nel momento in cui sai di essere una persona corretta e di aver agito nel migliore dei modi, sai che e speri che la giustizia faccia il suo corso e che prima o poi ti assolva e che ti faccia uscire. Io ero talmente ingenua quando sono stata, dopo il mio primo rifiuto e in camera di consiglio mi hanno detto no, non puoi uscire, ho avuto ovviamente un avvocato che ho poi deciso di cambiare perché
poi quando sono uscita addirittura mi ha chiesto il riassunto della mia vicenda dopo un anno e mezzo che seguiva la mia pratica, e lì ho capito che forse era ora di cambiarlo, perché se uno mi chiede il riassunto dopo un anno e mezzo forse c'è qualcosa che non va, e mi voleva portare a processo questo. Però mi ricordo che quando ho ricevuto questo no, io mi sono detta, ok, ho ricevuto un no, però in futuro ci deve essere un sì. E quando mi hanno detto, Fiumberti sei libera, io nella mia spensieratezza ho detto, cacchio, ho capito che ha sbagliato, finalmente ho capito. Invece no, doveva ricominciare tutto uscendo. E quindi poi uscendo, è vero, sei libera, però poi passi magari le notti insonni a cercare di trovare l'appiglio e capire che il mio dirigente, visto che aveva detto che io avevo già fatto una firma in passato in cui avevo falsificato un atto, poi quella firma, cioè l'atto non era stato fatto da me, allora lì ovviamente ha cominciato a crollare tutto, però ovviamente passo le notti a cercare di trovare. Collegandosi al volo a una di queste cose che hai detto, Fiumberti sei libera, c'è un passaggio del film che ogni volta che lo proiettiamo suscita lo stesso tipo di reazione, nel momento in cui lei dice dal PM che mi ha detto, dopo aver ricevuto l'ok che libera la mia proscioglimento, mi arriva il PM e mi dice, mi dà una pacca sulla spalla e mi dice dai, si impara anche da questo tipo di esperienze. Che cosa si prova in quel momento, al di là dell'istinto killer che ti verrebbe? Ma come si fa poi a superare una arrabbiatura di quel tipo che ti può provocare una frase di quel genere? Allora, io ricordo che quando il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, era il 6 maggio del 2009, e lui ha chiesto appunto l'assoluzione per non aver commesso il fatto e il giudice si è riservato 14 giorni per dare una risposta. Allora, quando io appunto il 6 maggio il pubblico ministero ha ammesso che io non avevo fatto niente, ha chiesto la soluzione al giudice, il mio avvocato si è alzato in piedi e ha detto forse sarebbe ora che qualcuno si alzasse in piedi e avesse il coraggio di chiedere scusa a qualcun altro. E lui ha ribattuto subito e ha detto sono grande, maggiorenne e vaccinato per decidere se e quando chiedere scusa a chi di dovere. Usciamo dalla sala dall'aula, ovviamente lui mi si avvicina, mi dice sa Fiumberti, insomma la mia esperienza mi ha insegnato che il suo dirigente ha fatto questa denuncia, io non potevo esimermi dal fare questa segnalazione, quindi insomma il suo arresto per prendere il pesce grande bisogna prendere prima il pesce piccolo, insomma ha cominciato ad applicarsi un po' sugli specchi, dopodiché mi ha detto e poi dai su, insomma mi dà questo colpetto e mi dice certe esperienze nella vita servono, no? E io, cioè, visto che non ero ancora stata assolta perché l'ho chiesto la soluzione, ho detto mi fermo un attimo, vado dal mio avvocato dopo che no, io gli ho detto guardi, va bene, io sono stata zitta, cioè non sapevo che cosa dire perché mi ha lasciato la cattolica questa cosa spiazzata. Vado dal mio avvocato, gli dico questa cosa e lui distinto mi dice ma non gli hai tirato un calcio nei maroni, cioè dopo ti difendevo per qualcosa finalmente, perché visto che sono grandi ma andiamo avanti, perlomeno ti difendevo per qualcosa. Dopo due settimane, quando io sono stata assolta perché il giudice mi ha dato la soluzione, io sono andata ovviamente, sono andata da lui e gli ho chiesto scusi posso un attimo perché l'ho ripreso, no? E lui mi ha risposto, mi dica Fiumberti, gli ho detto guardi io è vero, cioè nel senso lei mi ha detto che certe esperienze della vita servono, però sappia che cioè, quello che è capitato a me può succedere davvero a tutti, quindi mi auguro che né a lei né alla sua famiglia capiti mai una cosa del genere, cioè voglio dire, perché comunque sappia che quando lei arresta una persona c'è tutto un contesto, quindi c'è una famiglia, ci sono comunque una serie di cose che ovviamente vanno considerate. Le cosiddette vittime collaterali di un'ingiusta detenzione, perché appunto poi c'è la vittima che finisce in carcere, ma poi ci stanno familiari, amici, parenti che vengono travolti e devono sopportare quello che sta vivendo. E poi la continua comunque paura che possa sempre succedere qualcosa, no? Cioè io anche quando arriva una multa per dire per eccesso di velocità che è verde, cioè hai sempre l'ansia di dici che cosa è successo. Due anni fa che mi hanno richiamato il procuratore generale della Repubblica di Milano, mi chiama a Milano e io dico ancora che cosa è successo. E io chiamo e chiedo scusate ma per cosa devo venire in procura? No, non possiamo dirglielo, io ho la bambina piccola, allattavo, quindi ho dovuto prendere mia zia, portare anche la bambina.
sapere che cosa mi hanno convocato per questa frase che ho dichiarato del pubblico ministero, e mi hanno chiesto se il pubblico ministero me l'ha detto con cattiveria oppure me l'ha detto scherzando, insomma, così, no? E io gli ho detto, vabbè, partiamo dal presupposto che secondo me certe cose non si dicono a priori, né che uno lo dica sorridendo né che uno lo dica piangendo. Certo, mi hanno convocato questa cosa. Non abbiamo chiesto ad Antonio la stessa domanda posta ad Antonio, la stessa domanda che abbiamo fatto a Lucia, cioè tu invece hai due figli che sono appunto un po' più grandi, come li stai avvicinando al concetto di giustizia, del rispetto delle regole, spiegando quello che ti è accaduto? Beh, io l'ho dovuto spiegare tre volte, perché prima quando è accaduto il fatto avevo una bambina di 4 anni e un bambino di 2 anni, quello di 2 anni ovviamente non era riuscito a comprendere bene quello che sarà accaduto. Invece la femminuccia, quelle femmine sono un po' più svelte di maschi, e quindi hanno una facilità di apprendimento più spiccata rispetto a noi. Lei aveva capito tutto, perché aveva visto i carabinieri, aveva visto portarmi via, aveva visto mia moglie piangere. Mia moglie la lasciava a casa dicendo che doveva andare a fare delle compere, e capiva quando tornava piangendo che forse era successo qualcosa. Gli diceva che io stavo fuori per lavoro, ma lei diceva, scusa, ma mio padre fa l'ottico, perché sta fuori mese. E quindi io l'ho spiegata a lei, poi l'ho spiegata a Jacopo, poi l'ho spiegato a Francesco quando è nato, gli ho spiegato quello che è accaduto, che sono stato vittima di errori giudiziari, una vera e propria persecuzione, perché 4 arresti io la chiamo persecuzione, non la chiamo più un errore giudiziario o che altro. Ma loro, la domanda che mi hanno sempre fatto, perché io quando sono stato arrestato perché c'era un pentito che era stato preso mentre riscuoteva la mazzetta qualche mese prima, che dopo un po' di tempo comincia a scaricare su di me le responsabilità. E loro, i miei figli, mi hanno sempre chiesto, perché questo lo hanno saputo, dice, ma perché credevano a questa persona che era stata arrestata in flagranza di reato, che tra l'altro, che nel film non viene detto, nel 96 era stato condannato per falso in atto pubblico, io facevo il consigliere, lui faceva il dirigente, a seguito di una mia denuncia. Dice, come fanno a credere a lui che è un delinquente e non credono a te, che sei una persona onesta, che tra l'altro sanno che tu l'hai fatto condannare, quindi c'è del lastro, c'è del risentimento, è chiaro, e io no, questa cosa non lo so come spiegare. Però gli ho sempre detto di quello che pensavo, cioè che bisogna continuare a avere sempre fiducia nella giustizia, perché vedevo che crescevano con un'idea sbagliata, che vedevo che crescevano con una totale sfiducia nella giustizia. Io cercavo invece di fargli capire che non è così, che si possono cambiare le cose, e ci sono riuscito, tant'è che mia figlia, la più grande, oggi è iscritta alla facoltà di giurisprudenza a Perugia, perché vuole fare il magistrato. Mia figlia vuole fare il magistrato, se ci riuscirà, speriamo che tanto riesca a farla lavorare. Quindi vuol dire che certe cose sono riuscite a trasmettere, che hanno capito che vogliono. Lei dice, mia figlia dice, io sarò una delle interpreti di quello che sarà il cambiamento epocale. Io spero che anche da prima, anche perché il terremoto che in questi giorni ci sono, c'è qualche palazzo, spera che insieme alla nostra veemenza, ai nostri racconti e al vostro interessamento possa servire a cambiare le cose, possa evitare che gli innocenti finiscano in carcere. Perché un dato prima veniva detto, no? Immaginate questo appuntamento bellissimo, dura 3 giorni. Quando finirà? Da quando è iniziato, una decina di persone sono finite in carcere di nuovo. Innocenti, in questo periodo, adesso può essere che stanno arrestando qualcuno, visti i dati che errorigenziali.com ci fornisce. Quindi le cose vanno viste, e se noi, e se io partecipo volentieri, ma anche con onore, a certi appuntamenti, è perché voglio che le testimonianze nostre possano servire a sporre le coscienze di chi può e deve cambiare le cose. Cioè, in carcere devono finire i colpevoli, gli innocenti devono stare fuori, e bisogna anche rivedere, scusatemi se mi accaloro, l'esercizio della custodia cautelare, perché qui insomma si inventano le esigenze cautelari, definiscono qualche accusa che viene definita come
come indizio, no, di colpevolezza, e quindi si arresta. E prima di arrestare bisogna stare attenti. Poi per alcuni reati, personalmente, io non prevederei l'arresto assolutamente. Magari l'arresto preventivo per i reati contro una persona, reati di sangue, bisogna stare attenti, ma io sono stato arrestato per concorso in tentata concussione. Spiegatemi se c'è qualche avvocato che reato è, scusatemi. No, dicevo che io per una firma su un documento che per falsificazione mi stavo appunto allacciando al fatto che quando la mattina dell'arresto, dopo essere stata svegliata alle 4, sono arrivata in interrogatorio, l'ho iniziato alle 9 di mattina, quindi perché da Milano dovevo essere trasferita a Lodi, prima di fare l'interrogatorio, prima della registrazione, chiedo al pubblico ministero, ma prima dell'arresto una perizia calligrafica, cioè perché comunque mi sembra doveroso, no? E no, sono aperte le perizie calligrafiche, lo stesso pubblico ministero, perché le perizie calligrafiche costano i soldi e comincia a spenderli lei, questa è la risposta. Oltre ad aver partecipato a un docufilm, ci dai una mano, come ci date una mano come nostri testimoni da sensibilizzare appunto l'opinione pubblica su questo tema, sulla dialoghi giudiziari? Che cosa ti senti di dire a chi è finito in carcere giustamente, ma come voi, ma non ha la forza, il coraggio, la tempra che ci avete voi di raccontare la sua vicenda? Io ricordo che dopo essere uscita la prima cosa che ho fatto è stata licenziarmi dall'Interpubblico, perché ho detto non mi vede più neanche dipinta sul muro, cioè nel senso che io ho detto un'esperienza di tutti, no, ma è un posto sicuro, dopo è talmente sicuro che mi ha portato lì, e quindi per me l'Interpubblico non esiste più. Sicuramente mi sono ritrovata in una situazione difficile, perché ho dovuto ricominciare da zero, pagare un avvocato penalista non è sicuramente semplice, perizie calligrafiche, controperizie che dovevano essere fatte da periti diversi, quindi è stata sicuramente una cosa difficile, e sicuramente con i soldi che avevo non avrei potuto pagare un avvocato penalista, ho dovuto fare dei sacrifici per poterlo pagare ovviamente. Inizialmente ho avuto anche l'aiuto di mia zia, dei miei genitori, che mi hanno supportato, poi ho avuto sempre mio marito, poi ci si è sposato mio marito vicino, che tra l'altro lui non ho potuto neanche mai vederlo nel periodo di detenzione, perché ovviamente non eravamo sposati e quindi non ho potuto neanche vederlo. Ma ecco, ricordo che quando sono stata arrestata, lo psicologo da cui andavo, e sono andata per circa 10 giorni, poi non ci sono più andata perché ho detto posso fare da sola, mi aveva detto Lucia devi cercare di, ed è stato questo che mi ha fatto decidere di non andare più da lui, mi aveva detto devi cercare di rivivere in qualche modo la vicenda per cercare di superarla, no? E sicuramente il fatto di rivivere una vicenda, vabbè, io l'ho rivista nello scrivere un libro, perché poi ho scritto un libro, ma è una cosa che ti permette di capire da dove sei partita, la caduta che hai fatto, come sei stata capace di rialzarti, e il fatto che, visto che un'esperienza del genere può capitare davvero a tutti, è una cosa che bisogna urlare ai 420, perché alla fine le persone hanno... quella che ha la spada di Damocle sulla testa, che quindi dice oddio. Poi dopo aver passato l'esperienza in carcere con un feretto che avevo anche come... perché noi avevamo anche un animaletto in carcere. Antonio, tu in parte hai già risposto alla stessa domanda, però allora cosa ti sentiresti di dire a chi invece non ce la fa, a chi non riesce a fare questa battaglia in prima linea, no? Beh, innanzitutto io capisco chi non ce la fa, magari non ce la fa chi come Vittorio Gallo nel film è stato abbandonato da tutti, dalla moglie, dai figli, datori di lavoro, perso tutto, quindi magari non ce la fa a leggere la pressione di parlare, di dire. Però l'appello è quello di
Io penso che l'oblio non è la scelta migliore, l'oblio non tiene, non ci mette a riparo di maldicenze, di processi sommari, perché la paura di una persona che è stata in carcere è quella di essere sempre giudicata. Però l'oblio non evita questo, quindi è meglio gridarlo, è meglio dirlo, perché insieme siamo tutte delle gocce in un mare, gocce d'acqua in un mare che possono servire a alimentare, a far crescere questo mare, perché poi se diventa un mare forte, no, distrugge tutto e può riuscire a cambiare le cose. Quindi gridiamo tutti quello che c'è accaduto, non dobbiamo avere paura di vergognarci. Che d'altronde siamo persone innocenti, siamo persone per bene. Se ci vergogniamo noi che siamo persone per bene, io vedo che fanno le passerelle in televisione veramente i delinquenti, e allora casomai torniamo dalla voce del direttore e mettiamoci noi a guidare, di dire basta, bisogna farla finita con queste cose. Quindi continuiamo così, continuiamo anche più che altro a coltivare i nostri affetti, specialmente io devo dire una cosa. I maschietti magari si arrabbieranno, però noi uomini abbiamo la fortuna spesso di avere delle donne eccezionali. C'è un detto molto antico che dice che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Io non sono un grande uomo, però mia moglie è una grande donna, questo è certo. Curiosità nei confronti di Antonio e Lucia, che è domanda. Questa è solo una curiosità, mi piace tanto anche per il pensiero del ricevuto. Io la mia cugina mi ha detto di trascinare un tacco già sotto la soglia quando sono uscita. A me hanno detto, mi dissero, quando esci dal carcere non lasciate che alcun oggetto in carcere, altrimenti sei costretto a rientrarci. Io inavvertitamente la prima volta che uscii regalai un orologio al mio compagno Cenda, la quarta volta, l'ultima volta che sono uscito, non mi sono portato nulla a casa, ho lasciato tutto lì, ho detto se ci torno almeno non devo entrare. È un'altra cosa bruttissima della carcerazione, vedete, è veramente brutta. Quando ti portano i panni dentro quelle buste dell'immondizia così grande, è una cosa veramente brutta, brutta. Sembri veramente un animale, cioè è una cosa incredibile. Anche le borse tipiche scozzesi, che sono le tipiche borse con cui una persona esce dal carcere. Io mi ricordo che quando mi hanno detto Fiumberti sei fuori, erano stati lì alle 11 i miei genitori, quindi mi hanno detto Fiumberti sei fuori a mezzogiorno e mezzo, poi che non sapevano alle 11 che io ero comunque, hanno aspettato che andassero via, poi mi hanno detto Fiumberti sei fuori, io mi sono ritrovata in mezzo alla strada con le borse, senza telefono, senza niente, a cercare una cabina telefonica, prima di tutto una tabaccheria, con quelle 5 euro che avevo sulla carta, su quel conto. Ho potuto comprare una tessera, ho chiamato mio padre, gli ho detto papà sono uscita e lui subito mi ha detto non fare scherzi Maurizio, riferito a mia sorella, pensando che mia sorella stesse facendogli uno scherzo, perché mi aveva visto un attimo fa in carcere, quindi diceva impossibile. Ricordo che mi è passato a prendere, ha imboccato una via di Milano al contrario, che io ho detto Dio adesso ci portano via un'altra volta. E quindi cioè, è stata un'esperienza comunque così, cioè alla fine non sei nessuno, io mi ricordo cioè, avevo tre raccoglitori in mano, più queste due borse in mezzo alla strada, lasciata così e dici, vabbè. Altre domande? Cioè, curiosità? Domande? Nulla. Io volevo dire che dal suo racconto è emessa la differenza tra avere un avvocato e avere un altro avvocato, un altro tipo di avvocato. È rimasto un po' sullo sfondo, un po' sul suo pensiero, è stato realizzato da qui. Il ruolo dell'avvocato al momento del vostro arresto, come siete stati accompagnati in questa vostra avventura, anche perché
mi ha colpito nella stamattina sentire sia l'italiano che l'americano dire, beh, a un certo punto mi sono messo lì e mi sono messo, scusate, mi sono studiato un po' di giurisprudenza, cioè di legge, e mi sono messo a studiare il mio caso. E allora io da contatto mi sono chiesta, ma deve arrivare il detenuto a prendere il suo caso, a guardarlo, e a studiare da avvocato con la competenza che non può avere, perché comunque per quanto è diventato esperto per la necessità, l'approccio di quale come a tecnico non può certo essere quello di un tecnico. Questo per dire, voglio sapere appunto, la figura dell'avvocato in questa vostra vicenda, quando voi siete entrati in carcere, siete stati accompagnati poi. Guarda, posso rispondere io? Sì, poi qualche critica da fare, io no. Io ho avuto due avvocati, per me sono stati più di due fratelli, eccezionali, eccezionali. Perché la prima cosa che mi hanno detto, e questo è anche dopo l'interrogatorio di garanzia, perché a condimento delle quattro ordinanze di custodia cautelare c'era anche il divieto di parlare con gli avvocati prima dell'interrogatorio di garanzia, no? Che era tanto eccezionale, tanto un caso così drammatico e violento, che c'era bisogno anche di questo. Loro mi hanno detto, la prima cosa che mi hanno detto, tu senti noi, ci pensiamo noi, mettiti nelle nostre mani e abbi fiducia di noi. E questa è stata la scelta più giusta che potessi fare, io ho fatto tutto quello che hanno detto loro. Sono stati eccezionali, sono venivano in carcere due volte a settimana. Un processo, il processo l'abbiamo portato avanti in tre, i due avvocati e me, che mi chiamavano tutti i giorni e dice vieni su, dobbiamo vedere insieme le cose. Poi mi ricordo, il giorno prima della ringa, del processo di primo grado, mi convocarono e mi dissero guarda, noi ormai è palese che la procura e gli agenti di polizia giudiziaria hanno fatto delle indagini sbagliate e anzi hanno fatto indagini anche da un certo punto di vista contro una persona, noi domani vorremmo andare in dritto lo scontro contro il PM, contro gli agenti. Tu che ne pensi? Disse l'avvocato, fino ad oggi l'avete fatto voi, fate voi, non c'è problema. Però posso dire, sono stati eccezionali. Sono stati, oltre che due avvocati, due fratelli. Ovviamente avete sentito che nel mio caso non è stato così. Ma più che altro perché... Più che altro perché... Esatto, è così. No, più che altro perché, vabbè, è successo così. Alle 4:30 di mattina, cioè, sono arrivati a casa 7 carabinieri, 3 del nucleo operativo ecologico, 4... di Lanzo e due di Menaggio, io mi sono ritrovata in una situazione che ovviamente, cioè i miei genitori mai più pensavano di trovarsi in una situazione del genere, quindi l'unico avvocato con cui avevano avuto a che fare per una questione però di dichiarazione dei redditi, quindi era un civilista che si è spacciato inizialmente come penalista, a quanto ho capito, perché alla fine è stata così, hanno chiamato lui, lui si è reso disponibile. E ovviamente io mi sono ritrovata in carcere con mia zia, dico anche solo una banalità appunto, che mi depositava i soldi anziché solo un conto, me li metteva in queste buste. Ovviamente credo che le secondine abbiano fatto almeno un po' di mancette, perché aprivano le buste e ovviamente i soldi erano lì dentro, quindi già da lì si capiva che comunque, infatti quando sono arrivata in camera di consiglio, avevo cioè, l'avvocato che mi doveva difendere con invece il giudice che gli diceva no, non è così, assolutamente, lui sì, scusi, io gli dicevo, ma come sì, scusi, ma vengo qui per difendermi una cosa, cioè io veramente ero sconcertata, era una persona di cui io veramente non mi fidavo, nel senso che in più occasioni, poi anche il fatto che per 10 giorni non ho visto i miei genitori, cercavo di capire, dicevo, mettetemi in contatto con il mio avvocato l'ho visto dopo 10 giorni, io, quindi dico, cioè, assurda sta cosa, no? Quando io sono uscita, ho detto, io al processo non voglio arrivare, io voglio una perizia calligrafica che dimostri la mia innocenza. E lui continuava a dire, ma no, la perizia calligrafica non serve, ormai il pubblico ministero è convinto così, dovremmo arrivare a processo. Come a processo? Gli dicevo, ma la perizia? No, ma ormai non si fa. Sono arrivata da lui dopo 1 anno e mezzo, tra l'altro 15.000 euro, gli ho dati 12, ma gli ultimi 3 sono arrivata giù, gli ho detto, guarda, sei, sono stata assolta, gli ho detto, non mi chiedere gli ultimi 3, altrimenti ti sono, no, poi ho detto, fuori dai denti, così, vabbè, sono arrivata, e lui, mi sono persa un attimo, scusate, allora, la cosa è stata che sono arrivata in questo studio con mia mamma, cioè mia zia e mio papà,
E mi siede e mi dice: dottoressa Fiumberti, ascolti, adesso dai, siamo ad un punto, lei si siede qui e mi fa il riassunto di tutto quello che è successo fino adesso. Io l'ho guardato e gli ho detto: va bene. E l'ho fatto tutto il riassunto, ma proprio pari pari. Esco e mio padre mi dice: dai, adesso che l'avvocato sa, siamo a posto. Gli ho detto: ma papà, ma tu ti rendi conto che questo è un anno e mezzo che sta seguendo la mia pratica e non sa niente della mia pratica? Allora, questo è il punto di mettere un punto, gli ho detto. Quindi, io stasera vado, erano mesi che c'era questo mio amico che mi diceva: guarda Lucia, prova a sentire il parere di un altro, vedi un secondo cosa ti dice. Poi, se non ti fa una buona impressione, sei sempre libera di non mandare la revoca all'altro, cioè, chi te lo dice, no? Allora, una sera sono andata da lui, mi ricordo ancora, era venerdì sera, gli ho lasciato tutta la pratica e lui mi ha detto: guarda, il tuo caso mi stuzzica, però voglio studiarlo. Torna martedì da me, e sono andata a casa sua, per cui non ero neanche in studio. Torna da me, l'avvocato Costini, mi ricordo ancora, mi ha detto: martedì ritorni da me e vediamo un attimo, se sono in grado io ti seguivo, se invece non sono in grado ti invito un avvocato che può essere in grado di difenderti, perché tu effettivamente da quello che ho capito non hai fatto nulla. Ho detto grazie, io martedì sono tornata da lui, mi ha rivoltato come un calzino, cioè sapeva tutto della pratica, in quattro giorni lui mi ha rivoltato, mi ha fatto un casino di domande, mi ha posto sotto interrogatorio lui. Io nel giro di 8 mesi sono stata assolta per non aver commesso il fatto. Quindi anche l'avvocato è determinante. Posso aggiungere una cosa? Sulla base della nostra esperienza, noi abbiamo raccolto nel corso degli anni tantissimi casi. Alla fine un dato che torna è che non tutte le persone, i normali cittadini, hanno presi alle 4:30 di mattina tra i loro conoscenti un penalista. Primo, tra i propri conoscenti non hanno necessariamente un buon penalista, di conseguenza hai quasi la certezza di essere preso in contropiede sotto mille aspetti. Non sai come gestire determinate situazioni, quindi non ti viene in mente che un amico di un amico dell'amico magari era un ottimo penalista, perché in quel momento la tua vita è sotto sopra. Abbiamo avuto decine di esempi di racconti di questo tipo. Non sapevo a che santo votarmi, non mi venivano in mente le cose più assurde, ma non che poi il cugino di uno zio di un fratello era un ottimo penalista. Quindi purtroppo è vero che poi, scusami se mi riallaccio, ma si perdono tanti amici. Io tante persone con cui lavoravo le ho sentite solo dopo che sono stata assolta, dicendomi: scusa, ma non sapevamo. Però mi ha fatto molto piacere questa collega di lavoro che avevo in un bar dove ho lavorato, perché quando mi sono licenziata ho lavorato in un bar, ho fatto pulizia, ho cercato di evadere con la testa, perché stando in un bar perlomeno sentivo i problemi degli altri e dicevo: ah, vabbè, però non sono così messo male allora, no? E quindi cercavo di tirarmi sul polmonare. Però il discorso era proprio questo, che alla fine è stata lei che mi continuava a dire: Lucia, io con questo avvocato non ti vedo tranquilla, tu continui a parlare di questa cosa, non sei serena, devi cercare comunque di trovare un'altra soluzione. E finalmente, meno male, l'ho ascoltata, perché altrimenti ero lì ancora. Infatti a mio padre gli ha detto: papà, non ti arrabbiare, però io devo sapere che se sbaglio, sbaglio io, ma non che un giorno sono arrivata al processo, magari ho subito 10 anni di processo e sono lì a rinfacciare a dire perché non me l'hai fatto cambiare, no? Ok. Allora possiamo concludere. Ringraziamo Lucia Fiumberti, ringraziamo Antonio. Grazie a voi. Grazie per la